passo la parola a Francesca Fornario, presidente della giuria, per la proclamazione dell'opera segnalata e dell'opera vincitrice nella 22ª edizione del premio letterario Energia. Grazie. Con Sara Benedetti abbiamo voluto dare una menzione speciale a un racconto che è La 20ª donna. Avete appena conosciuto le vincitrici. E questa è la motivazione. Il racconto cade in una dimensione intima, una parte della memoria storica del paese, riuscendo nell'intento di rendere vivo il ritratto delle donne che hanno preso parte alla resistenza. L'espediente letterario del ricordo, evocato dall'anziana protagonista e consegnato a una donna più giovane, culmina nel nome dell'una che si fonde nel nome di battaglia dell'altra, come passare il testimone di una liberazione ancora da compiere.